siamo qua ai Portali, stiamo trasmettendo da Radio Catania il confronto tra i candidati al ballottaggio San Giovanni La Punta, Nino Bellia e Santo Trovato. Nino Bellia, la collega Gabriella Finocchiaro le ha posto la domanda del famoso caso della farmacia, bar, ristorante, insomma, ci illumini. Sì, io volevo riallacciarmi al discorso del lavoro, certo, e a quello, diciamo, che ha detto in questo momento il candidato sindaco Trovato, dove pare che io sia stato accusato di aver promesso posti alla multiservizi. Ritengo che questa promessa non l'abbia fatta io. Per quanto riguarda questo caso di questa farmacia, non esiste questa farmacia comunale, è vero che anche lei, insomma, l'ha proposta tra virgolette in una l'ho inserita nella brochure come progetto futuro del programma, e se gli utenti hanno fatto attenzione, proprio in quel foglietto c'era il riquadro del triangolino lavori in corso, per cui quella, diciamo, è una delle attività che abbiamo proposto come obiettivo da realizzare. Chiaramente la società, la farmacia c'è, il comune nel 2010 ha esercitato il diritto di prelazione per la farmacia comunale. Non c'è un ristorante in questo momento? Assolutamente no, non c'è un ristorante, per cui dico, da questo punto di vista il comune, così come ha fatto per tutti gli altri servizi che in questo momento ha esternalizzato alla società, ha esternalizzato anche il servizio di gestione e realizzazione della farmacia comunale, fra le altre cose è prevista anche nello statuto della società, per cui ritengo che il comune, a differenza di come si dice in giro, non ha fatto nessun abuso. Però dico, io la cosa che ci tenevo a dire, dato che si parla tanto di questa farmacia fantasma, in realtà il problema non sta nella volontà oggi dell'amministrazione di andare a pubblicizzare un'attività che non c'è. Il problema è quello che ci sono stati dei privati che hanno fatto dei ricorsi contro l'assessorato e hanno richiesto la titolarità della farmacia perché hanno ritenuto, così qualcuno sostiene, che il comune è stato inadempiente. Il nome ce lo può dire? No, assolutamente no, dico, fra le altre cose, dico, io mi sono dimesso un mese e mezzo fa dal presidente della multiservizi, per cui dico, io non ho indetto, per questione di precisione, nessun concorso. La cosa, nessun concorso. Penso che sia se mi fate finire, io vi do l'opportunità magari di ampliare la domanda. Dico, io non ho indetto nessun tipo di concorso, perché dico, mi sono dimesso un mese fa perché la carica di amministratore della società partecipata con la candidatura a sindaco è incompatibile, per cui dico, io mi sono dimesso e non ho indetto nessun tipo di concorso. Se qualcuno lo ha fatto, sarà il nuovo amministratore, in accordo con quello che sono le attività, i funzionari, e ne risponde qualora ci siano delle inadempienze, delle inesattezze. Il problema è questo, che in questo momento per la farmacia, dato che ci sono stati questi ricorsi da parte dei privati, c'è un'attività amministrativo-giuridica in corso. Avevamo avuto un'ordinanza del TAR che ci consentiva di continuare l'operato dell'apertura della farmacia, guarda caso, giorno 28, due giorni prima delle elezioni, c'è stata una sospensiva di questa ordinanza. Per cui il TAR si pronuncerà nel merito il 3 dicembre del 2015, nell'attesa noi confidiamo nella giustizia e aspettiamo che ci diano le indicazioni giuste per poter continuare eventualmente questo servizio. Ecco, la polemica che c'è stata sostanzialmente è che si usi, tra virgolette, uso questo termine, la farmacia come luogo dove appunto tutti i cittadini si rivolgono, anziani, bambini, insomma, come campagna elettorale. Questa è l'accusa che le viene un po' mossa. Ma assolutamente no, per cui non è una speculazione elettorale, assolutamente. Trovato vuole rispondere? Io voglio rispondere, perché io quello che ha detto il candidato Bellia lo dice a titolo gratuito, che io abbia rivolto, che lui stesso abbia in campagna elettorale promesso posti di lavoro, e lui stesso abbia detto poco fa che di qualche candidato che ha fatto collegamento con me. Io lo dico perché i candidati, e non è importante che io facessi da una parte o dall'altra, ma incontrandoli andavano a dire che se avessero raggiunto le 40 preferenze avrebbero avuto un posto nella multiservizi. Io ho parlato di costi, ma quando si parla di costi è chiaro che la gente vuol sapere i costi e come vengono spese. Io sto parlando di una società, sto parlando di una società che voglio migliorarla, non sto parlando che per un verso costa come se la sto denigrando, io sto parlando di costi che debbono essere giustificati agli occhi dei cittadini, perché i cittadini pagano le tasse e il denaro non può essere sperperato inutilmente. Se per fare il parco giochi sono spesi 20.000 euro e c'è una fattura di 200 per esempio o 250.000 euro, dobbiamo capire quel parco giochi perché è costato 250.000 euro. Riagganciandomi alla farmacia, io dico questo, è vero, il presidente era dimesso,
Ma il presidente nominato non è stato nominato a caso o nominato perché era bravo, si trovava a passare, ma è un nominato dell'amministrazione, un uomo fedele, il dottor Fabio Sciuto, che immediatamente si è attivato per fare un bando nel sito della Multiservizi. Il bando, secondo me, andava fatto nel sito della Regione Sicilia. Il presidente Sciuto sapeva benissimo che c'era pendente presso il CGA una decisione e quindi poteva perlomeno, anche nel rispetto della magistratura, visto che parliamo tanto di legalità, aspettare affinché il CGA emettesse la decisione. Ma purtroppo, e lo devo dire, è stato un modo per attingere voti, perché si è messo in moto l'ordine dei farmacisti e per subito addirittura qualcuno ha anche già presentato presso il protocollo della stessa società partecipata Multi Servizi qualche stanza, e proprio il 28 ne è uscita la decisione del CGA. Il dottor presidente della Multi Servizi non ha fatto nulla per ritirare quel bando, nonostante questa farmacia, che doveva essere realizzata da 5 anni, ha aspettato l'ultimo momento, ha aspettato una settimana prima delle elezioni per mettere in moto questo circuito e far sì che la speranza, i 5-6 posti di lavoro, e siamo sempre lì, si verificasse, e invece questo non è possibile. Dottor Fabio Sciuto, io dico questo, io lo dico perché la farmacia è stata assegnata al dottor Biondi, ma l'ha assegnata la Regione Sicilia, non è che l'ha assegnata un soggetto della strada, è stata la stessa Regione, l'assessorato regionale che l'ha assegnata, l'ha preso dalla graduatoria, perché purtroppo il comune di San Giovanni alla Punta ha perso troppo tempo. Quindi si fa questa farmacia, si farà? Cosa? La farmacia si fa? No, la farmacia comunale non si farà, io ritengo. Io lo spero. Ha vinto il dottor Biondi? Ha vinto il dottor Biondi, ma non l'assegnazione di una nuova farmacia, ma una nuova farmacia che non sarà forse quella comunale. Questo è il discorso, perché c'erano dei termini da rispettare. Quindi il dottor Fabio Sciuto, allo stato attuale, farebbe bene a ritirare quel bando. Mi farei una passeggiata con te, Franco, più tardi. E poi l'altra cosa, andrei a vedere se c'è un ristorante, perché mi hanno detto che c'è un ristorante. Allora io le dico, ci facciamo una passeggiata più tardi, andiamo a vedere. Le dico, la farmacia. Scusa, no, ristorante in che senso? Le voci dicono che c'è il ristorante Duca d'Aosta, diciamo nome e cognome, tanto per non farci male. Duca d'Aosta, io non lo so se all'interno l'amministrazione abbia anche speso delle somme, io di questo non voglio dire nulla perché all'interno non sono entrato, non sono a conoscenza, quindi mi tengo alle mie. Io mi tengo a quelle che sono gli atti, mi tengo a quello che sono le mie conoscenze, e dico sempre che il presidente della Multiservizi, che è uomo dell'amministrazione, avrebbe fatto bene a ritirare quel bando, specie in questo momento, nel rispetto della magistratura, con due sentenze che sono uscite, le 534 e 535, che non se ne è tenuto conto assolutamente.